un anno di arrivederci, ritorni, sorrisi, liti, addii dolorosi. Il 2018 cult secondo TVBlog è vero che va a concludersi un anno altrettanto ricco di eventi televisivi e che in gran parte ve li abbiamo raccontati puntualmente su TVBlog, ma è anche vero che va a concludersi un 2018 caratterizzato da addii sofferti e ritorni d'eccellenza, casi da reality show e inevitabili quanto curiosi fuori programma. In tempo di somme tirate, diamo un'occhiata agli eventi di cui si è più parlato nell'arco dei 12 mesi in ordine temporale dall'inizio dell'anno al più recente punto: il ritorno di Paola Perego in TV il 12 gennaio 2018, quando Paola Perego torna a fare capolino sul piccolo schermo a distanza di quasi un anno dal brutto colpo subito per la sospensione del suo programma Parliamone sabato, in seguito a un polverone mediatico sollevato dalla tristemente celebre lista sulle donne dell'est per cui fu accusata di sessismo. Per riprendersi ciò che per mesi ha perduto, le viene data la possibilità di tornare a condurre un programma lasciato in cantina per 4 anni dopo 2 edizioni di successo Super Brain, punto un ritorno atteso che viene documentato nell'anteprima della prima puntata della 3ª edizione. La conduttrice viene eseguita da una telecamera dietro le quinte nei momenti precedenti all'entrata in studio. Saluta gli addetti ai lavori, parla con gli autori, accorda gli ultimi particolari. Conquista il centro dello studio con una certa emozione, godendosi l'applauso quasi interminabile del pubblico in un sorridente silenzio, ringraziando al suo termine. Il Canna Gate sconvolge l'isola dei famosi 13L' Isola dei famosi 2018 viene ricordato per un caso che ha tenuto banco ininterrottamente per quasi tutte e 13 le puntate. A scatenare il caos sono le dichiarazioni shock di Eva Enger durante la 2ª puntata del reality show. La bionda ungherese, dopo una settimana piuttosto movimentata, ha scelto di votare il sacco riguardo alcuni fatti inaspettati che vedono protagonista un altro concorrente del reality, l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, che l'ha mandata in nomination. Hai portato droga nel programma, devi essere squalificato. Hai fumato marijuana per 3 giorni. Le sue parole hanno ovviamente lasciato stupefatti i naufraghi e il pubblico. Sia quello in studio che quello da casa, nel contratto c'è una clausola dove dicono che chi introduce droga deve essere eliminato. Francesco fumava marijuana, ha ribadito la Enger. Subito Francesco ha provato a difendersi esclamando: è un colpo basso, stai dicendo bugie, ce la vedremo in tribunale. Intanto Alessia Marcuzzi, visibilmente sorpresa, ha cercato di fare chiarezza: non ne sapevamo nulla, voi eravate in una casa, avete fatto quello che volevate. L'isola è iniziata lunedì, non quando stavate in casa a buttare benzina sul fuoco. È stata Striscia la notizia che giorno per giorno si è occupato del caso, trasformandolo in una vera e propria inchiesta. Il caso è persino culminato in una lite in studio tra la conduttrice e l'accusatrice Eva Enger. Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono Sanremo 2018. Nel primo Sanremo targato Baglioni sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente ad avere la meglio nella finalissima a 3 contro Annalisa 3ª classificata e lo Stato Sociale 2º classificati. Il loro percorso è stato piuttosto tortuoso, infatti dopo la prima serata del festival, scoppia una polemica: il brano vincitore era stato accusato di plagio. La somiglianza era stata notata dal sito Altro Spettacolo. Il brano presenta analogie con una canzone presentata da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali alle selezioni di Sanremo Giovani 2016. Dopo attente verifiche, la dirigenza Rai ha deciso di far rimanere in gara Ermal Meta e Fabrizio Moro poiché il brano è un'autocitazione e non sussiste il plagio. La scomparsa di Fabrizio Frizio, una data tristemente nota, è il 26 marzo 2018, giorno in cui il mondo dello spettacolo è sconvolto da una notizia che colpisce il paese. A 60 anni viene a mancare un beniamino del piccolo schermo, Fabrizio Frizio. Volto rassicurante nel preserale di Rai Un l'eredità fino all'ultimo giorno, mai sopra le righe, sorriso contagioso e amico di famiglia. La scomparsa in TV viene comunicata dal TG1 del primo mattino seguito da Una Mattina. In seguito diverse trasmissioni Rai e Mediaset vengono sospese in segno di lutto dal competitor avanti un altro a Uomini e Donne, detto fatto, soliti ignoti, buono a sapersi, La prova del cuoco, oltre ovviamente all'ultima trasmissione da lui condotta all'eredità. 2 giorni dopo vengono trasmessi i funerali in diretta televisiva su Rai 1. A 4 mesi dalla sua morte, nel luglio 2018, sono stati intitolati gli studi di Rai in nome di Fabrizio Frizzi. Carlo Conti ritorna all'eredità poco più di una settimana dopo la morte di Frizzi, il 3 aprile 2018. Le redini dell'eredità tornano obbligatoriamente a Carlo Conti, già conduttore di diverse edizioni del game show che da quel giorno traina il preserale.